L'ultima è la strage di giovedì nel college di Garissa, in Kenya, con 147 morti, quasi tutti cristiani, giustiziati da un comando di Shabab somali dopo essere stati separati dai musulmani. Ma le cronache di questi ultimi mesi raccontano di numerosi attacchi, dalla Libia alla Nigeria, dal Pakistan alla Siria, passando per l'Iraq. Sono attacchi contro i cristiani, ma le ragioni e il contesto in cui avvengono sono sempre confusi e in parte indecifrabili. Proprio la strage in Kenya, per esempio, è stata definita dagli Shabab la risposta all'impegno delle truppe keniote in Somalia. Il movente religioso resta dunque in secondo piano. Il 15 marzo scorso, a Lahore, in Pakistan, alcuni kamikaze attaccano due chiese, una cattolica e una protestante. Fanno 15 morti e quasi 80 feriti. L'attacco è firmato da Jamaat ul Ahrar, gruppo integralista legato ai talebani. Il bersaglio sono i cristiani, ma l'obiettivo è destabilizzare il governo di Islamabad. In Libia, all'inizio di gennaio, l'ISIS sequestra e decapita 21 lavoratori egiziani copti. Il solito scenografico e raccapricciante video diffuso a metà febbraio è infarcito di propaganda dello Stato Islamico contro gli infedeli, ma anche in questo caso il vero obiettivo è il governo egiziano di Al-Sisi, che con i suoi cacciabombardieri da giorni sta martellando le postazioni del califfato nero in Libia. In Iraq gli attacchi contro le chiese cristiane vanno avanti da anni, a Mosul soprattutto. Dal 2005 si sono registrate decine di attentati e anche nell'ultimo anno i cristiani, come le altre minoranze religiose del paese, sono stati costretti ad abbandonare le loro terre per l'avanzata del cosiddetto Stato Islamico. Difficile dunque dire quanti siano gli attentati che hanno una matrice esclusivamente religiosa. Quello che è certo è che ci sono storie, e sono tantissime, che non lasciano dubbi, come quella di Milad, 17enne siriano, ucciso per la sua fede in un villaggio nei pressi del fiume Kabur. Oppure il padre gesuita Franz van der Lug, assassinato a Homs, sempre in Siria, nella chiesa dove dava rifugio a cristiani e musulmani. Questo ragazzo si chiama Mullo e viene da Bartallah, una delle città irachene finite nelle mani dell'ISIS. Racconta che suo fratello Salim non ha fatto in tempo a fuggire, che quando i miliziani gli hanno chiesto di convertirsi all'Islam, lui si è rifiutato. Lo hanno giustiziato con un colpo alla testa, lì, in mezzo alla strada, solo perché era cristiano.